La pioggia battente non ha impedito a tante persone di essere presenti all'intitolazione del campo sportivo di Molazzana a Roberto Battaglia, che è stato, fin dalla fondazione dell'Unione Sportiva Molazzana, che oggi milita in seconda categoria, il suo segretario. Battaglione, come veniva affettuosamente chiamato dagli amici, era un esempio per tutti, per la sua correttezza ed anche per la sua diplomazia. Per tutto questo era stimato non solo nella società e dai giocatori del Molazzana, ma anche dagli avversari. Infatti anche nel corso della cerimonia erano presenti tanti rappresentanti di società calcistiche della Valle. La filarmonica Giuseppe Verdi di Castelnuovo ha intonato l'inno nazionale dopo la scopertura della targa dedicata a Battaglia. Presente a questo momento anche alcuni sindaci dei comuni della Valle, Tagliasacchi, Saisi e Remaschi. Era presente anche il sindaco emerito di Molazzana, Celso Savoli. È stato invece il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, a ricordare quello che è stato l'impegno di Roberto Battaglia per l'US Molazzana ed anche per la comunità, e a sottolineare quanto Battaglia meritasse questa intitolazione. Moltissima gente, era un atto dovuto, condiviso da più parti, perché tutte le persone veramente hanno un bellissimo ricordo di Roberto, e avergli dedicato il campo sportivo intitolato alla figura di Roberto credo che fosse una cosa dovuta. Nell'occasione è stato anche presentato un libro curato dalla nipote Carla Battaglia insieme ad Ernesto Martinelli, che è stato senza dubbio un altro tributo importante a ricordo di Roberto. Alla cerimonia era presente, insieme al vice Daniele Bertoncini, il presidente dell'US Molazzana Stefano Bresciani, che ha sottolineato quanto ancora oggi è importante la figura di Battaglia. Roberto Battaglia per l'US Molazzana è praticamente il faro, è quello da cui è nato tutto, è quello sul quale noi dobbiamo guardare per avere un futuro. La mattinata, sicuramente caratterizzata da una larga commozione e da tanti occhi lucidi, si è conclusa con un bel ritrovo conviviale, non prima dei ringraziamenti sentiti della figlia di Roberto, Antonella, anche lei molto emozionata.